il periodo in cui i giochi Konami li produceva veramente come una fabbrica di montaggio, uno dopo l'altro. Quale da me non c'è più? Ah, che bello ritornare a Luna Park, ve la ricordate nel primo? Che bel cavalluccio! Mamma, ci voglio andare alle giostre, al carosello. Che bello, mamma! Sì, era un cavallo. Che belli i coniglietti! Sembrano i coniglietti della Duracell, la pubblicità delle pile, le batterie. Where am I? Dove sono? In Luna Park, dolcezza. Ci sono anche le mascotte del Luna Park. E abbiamo pure un coltello in mano. I conigli della Duracell, eccoli qua. Che brutta fine che hanno fatto poi. Bello pure tutto quel sangue che esce fuori dalla bocca. Una bambola coniglio? No, è un costume. C'è dentro qualcuno? Sembra di sì, ma preferisco non accettarmene. Ma che ci fa qui? Vabbè, poi alla fin fine dice sempre le stesse cose. Per quanto riguarda i conigli. Si nota naturalmente anche un miglioramento grafico, eh? Aspetta un attimo, vai un attimo a controllare i bagni. Che ormai... Stavo proprio per cadere di sotto. Non ricordo però se si può morire, sinceramente, ma stavo facendo veramente un bel volo. Questo è proprio anti-mocciosi. E ieri ci sono dei genitori che si rompono le palle dei propri figli e li fanno giocare lì. Aspetta, vi andrò un attimo nei bagni. Allora, qua... Ah, per maschi non possiamo entrare. Pavimento bagnato. Perché è la prima preoccupazione. Tutto il resto no, è tutto normale. È tutto normale. Che non si può andare proprio nei bagni. Vabbè. Souvenir Avenue. Ah, questo è uno souvenir. Mannaggia la miseria. Cioè, iniziamo subito? Iniziamo veramente subito? Manco il tempo! Manco il tempo! La serratura è rotta, non posso aprire la porta. Ma come posso affrontarli con un coltellino? Oh, madonna! Mamma mia! Oh! Siamo finalmente giunti! Dopo alle prese con un cane... È sempre ricorrente... Se avete negozio di souvenir potete comprare dei bellissimi cappellini di coniglio. Qui c'è una specie di coniglio imbottito. Wow! Che belli questi peluche! Scatole di biscotti e cioccolatine esposte. Amo questo genere di cose, ma non me la sento di mangiarne qui adesso. E in effetti... Aspetta... Chi avrebbe mai pensato di usare la parola normale in un posto simile? Meno male che lei almeno lo pensa. Che ci sta qua? Ma non ne voglio nessuna. Voglio uscire da questo brutto luogo. Se ci fossero degli attrezzi sarebbe un'altra storia. E una fila di camicie in vendita. Non credo possano essermi utili. Oh, madonna. La bocca è macchiata di rosso. Sembrano macchie di sangue. Che schifo! Peccato che avremo a che fare con cose di ancora più schifoso. Pure la... Amica? Taschi! Oddio. Buon live su. Uè, grazie mille, Mirko. Grazie mille, gentilissimo. Grazie mille a tutti quanti voi che mi state dando una mano a comprare questo green screen dell'Elgato che costa una barca di soldi. Com'è la serratura è chiusa qui? E che cavolo sei entrato a fa'? Anche perché quel green screen mi serve per il poco spazio che ho.
Ok, mi sa che dobbiamo uscire, raga. Non possiamo comprare nulla, mangiare nulla. Madonna santa! Oh, ma c'è anche... Che bel bambolotto con le braccia! Oh, Madonna! Avete notato una bella differenza rispetto al primo... Ma queste che... Ma queste sono le montagne russe! Sì, raga, è molto più diverso dal primo, ci avete fatto caso? Molto, molto più diverso. Molto più action, molto più frenetico. Aspetta, è chiuso. Oddio. Stava anche per cadere di sotto. Questi rumori non mi piacciono. Sembrano. Sembrano mostri che stanno mangiando pezzi di carne. Eccala. Lei tranquilla. No, era tutto normale, era un sogno. Mi ricordo i tempi della PlayStation 2. Questo gioco aveva una grafica bellissima. Nightmare. Meno male che non ne faccio di così. Bello, dentro un'hamburgeria. Bellissima sta musica. Dad, it's me. Yeah. Sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Normali Okay, discorsi tra padre e figlia. I love you too, Dad. Panty shot a Silent Hill. Questo che sembra un maniaco. Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Carland. I'm a detective. A detective? Really? È stato vero piacere, addio. Well, nice talking to you. Hold on. Someone that wants to meet you. C'è qualcuno che vuole Let me have incontrarti. an hour. No, half an hour of your time. My daddy always told me not Paparino mi ha to sempre talk detto di non parlare con gli sconosciuti. This is very important. It's Riguarda about il your tuo birth. parto. I'm not interested. Che ce ne fotte? Vabbè, è brutto dire riguarda il tuo parto. Era meglio dire riguarda la tua nascita. Vabbè, Are lega you still scoletta. following me? Do I have to Da scream? sensi guarda al bagno Sorry, delle Dad. ragazze. I'll wait here. Scusami, ti aspetterò qui. No, vabbè, raga, assurdo. Qua si può salvare. Il segno su questo specchio mi sembra di conoscerlo. Come faccio a conoscerlo? Dove l'ho già visto? E perché mi duole tanto la testa quando cerco di ricordare? Duole nel senso mi fa male.
Vabbè, questo simbolo l'abbiamo già visto nel primo Silent Hill, se vi ricordate. No, non voglio cancellare. Oh. A parte il fatto che con la versione di PC hanno dato la possibilità di salvare ovunque. Non mi piacciono. Aspetta. Vabbè. Ma che palle, i dialoghi saltano pure se premi tasti direzionali. Vabbè. Siamo usciti, sì, dalla finestra perché dobbiamo seminare l'investigatore. No, ma il gioco parte comunque, non è che ha problemi di compatibilità di per sé. Poi carto un po' il casino il controller, ma più o meno si riesce a risolvere. Ok, che bello vicino dove siamo arrivati. C'è molta roba fissa qui, ma niente di utile. Vabbè, sto soltanto perdendo tempo. Sì, soltanto impiegati. La musichetta è sparita per un bel motivo. In realtà... già ora dovremmo porci delle domande, ma... come mai c'è tutto sto schifo? In questo centro commerciale? Ma mi viene un'ansia a giocare a sto gioco. Ah, ma quindi l'hai giocato Vincent al 3? Troviamo una pistola a caso. Lei se lo mette in mano. Salve. È una sorta di fa... non so neanche come definirla sta creatura. State lontano! Lo diciamo un mostro? Get the hell away from me! Vabbè, ha sparato un intero caricatore. Che morte senza senso. Questo è soltanto l'inizio, dolcezza. L'inizio di un incubo che purtroppo è reale questa volta. Sicuramente non è umano, e ci credo. Non ho mai sentito di un animale simile. Di certo non è un vestito. E che parliamo di un cosplay! Per quanto possa sembrare strano, mostro è l'unico modo di descriverlo. Ma non credo di essere impazzita. No, vabbè, che cacchio sta a legge qui? Oh, buono. Abbiamo dei proiettili. Qua ti puoi proprio... forse è il momento giusto per puoi parare il colpo. Interessante. Questa è la persona uccisa. Si vede da qui che è roba morta. Forse dovrei chiamare la polizia? No, vabbè, che sta ovvietà! Oh! Ma c'è un cadavere a terra, tutto sangue dappertutto, e sicuramente morto. Non che mi crederebbero se gli dico qualcuno è stato ammazzato da un mostro. Wow. I vestiti mi piacciono anche, ma questo non è proprio il momento di farsi bella. Abbiamo a che fare con un mostro che ha ucciso un cristiano. Questo è un camerino, non ho bisogno di entrarci. Oh, vabbè, a volte i dialoghi che sta a leggere mi sembrano proprio delle grandi stronzate. No, 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 nient'altro, fammi vedere qui. La porta è aperta. Non ho la mappa di questa zona. Ecco, questo è il mio incubo ricorrente in questo gioco. Sì, dobbiamo avanzare di qua sicuramente. Oddio, dimmi che è quello che... La piantina del centro commerciale. Soltanto di questo piano o di tutti? No, mi sembra di tutti. Sì, sì. La mappa è sicuramente più comprensibile.
Dovrei un attimo ricordarmi. Ah, così ti giri, ok. Vedo una cosa. Eh no, però ci sarebbero altre porte che non ho controllato. Vediamo un poco. A parte che servirebbe pure l'amichissima radio. Lei guarda da questa parte. Il fatto è che guarda pure anche un aiutino per certi aspetti. Una chiave. Mi sa che era una chiave. Se solo avessi le braccia un po' più lunghe ci arriverei. Sul tavolo c'è una montagna di scatoloni pieni di libri. Penso nemmeno a spostarli. Belli, fatta la magia nera. Perché ne ho letto in quel libro che mi sembra di riconoscere? No, non è così, non è il libro, è dall'altare. Altare? Ma cosa mi viene in mente? Il fatto che lei sta cominciando a dire cose a caso. Dice, ma come mai parlo di altari, eccetera, eccetera? Vabbè, qua è sempre collegato al primo. Però non voglio dire troppo, perché potrebbe essere spoiler, ma ormai si è già capito. Cioè, chi fa 2 più 2 ha già capito di chi stiamo parlando. Allora, bisogna trovare un modo per prendere sta fottutissima chiave. Abbiamo bisogno di qualcosa. Ah, però la porta verso la panetteria è aperta. Vediamo un po' che possiamo mangiare di buono e gustoso. Non sono dipendenti in giro, chissà dove sono andati tutti. Mi sa che sono morti tutti. E pane. Ma non ho fame, dunque perché preoccuparmene? Ah, bellissimo come fanno la pizza qua. Le ciambelle. No, ma infatti io penso che comprerò la roba per insonorizzare completamente la stanza a sto punto. Allora, vediamo un po' qui. Comunque mo' mi informerò per questi pannelli che si devono incollare sui muri. Voglio vedere un po' come funziona il tutto. Il costo e l'applicazione. Ma anche perché serve pure a me. Aspetta. Che caspita, per cos'è sta chiave? Email best seller. La chiave di una biblioteca. Forse ho capito dov'è. Ah, perché costano parecchio, Vincent. Ma voi siete pazzi. Ma io non ho colpi. Ma sono arrivati proprio ai rinforzi. Porca cotoletta. Allora, la biblioteca stava da queste parti. Ecco, non altro. Mi sembra sì, è questa. Eccoci qua, ragazzi. Allora, possiamo finalmente farci una bella lettura. I nostri top sellers. Ah, beh, ci sta anche roba tipo Twilight, immagino. L'amore col vampiro. Ok, abbiamo uno dei colpi. Oh no, qua ci vuole una combinazione. Però vedo una nota qui, aspetta. Non è che motivo. Oh no. Il giusto è sleale. Lo sleale è giusto. Metti questi libri in disordine. Metti questi libri in disordine. Forse per la combinazione. Ma il problema è. Forse sono questi. Antologia di Shakespeare. E qua, raga. Ma c'è scritto qualcosa all'interno? Ah, ma in realtà basterebbe seguire anche le linee. Cioè, voglio dire, si può arrivare con una logica. Secondo me questo qua è il primo libro da mettere.
però. Però così non è che mi piaccia molto. Ti faccio un attimo round che devo vedere un attimo delle linee qui. Aspetta un attimo. Allora, questo qua il 2 mi sembra che vada qua, vero? Sì. Questo sicuramente qua. Vabbè, ragazzi, era abbastanza facile in realtà. Allora, 3-7-2-9. Questa è la nostra combinazione. Enigma molto semplice, per fortuna. 3-7-2-9. La pazza ci deve essere sempre. Those weird monsters? They've come to witness the beginning. Ma è una lei, raga, non è un maschio. What are you talking about? Allora, avevamo quell'altra pazza nel primo, questa è un'altra pazza che dice solo stronzate. Il tuo potere è richiesto. Eppure a piedi scalzi, come a quell'altra pazza. Remember me and your true self as well. Also, that which you must become. Avete capito? Lead us to Le pazze camminano sempre a piedi nudi. A bloodstained hands. prescindere che ci condurrà al paradiso. Did you do all this? It was the hand of God. È stata la mano di Dio. Alla faccia del Dio misericordioso. E se ne va. È una cosa che il fatto che tu non te la ricordavi ha un senso. Le cose brutte non si ricordano mai. Purtroppo questa Claudia avremo a che fare con loro altre volte. Sì, anche nel 3 ci sono più finali. Io cercherò di prendere quello migliore. Belli sti versi. Ma sembra pure un imbecille che sto provando tutte le porte possibili. Almeno l'ascensore funziona. A parte non ci sono manco dei tasti qui. Bah. Vabbè, quello è un cliché il fatto che devi sempre ricordare tutto da solo. Oh, finalmente abbiamo la radio. Una radio? Che diavolo ci fa una radio che cade dal soffitto? Chissà che ce l'avrà passata. Ad ogni modo, suppongo che questo spieghi lo statico di prima. Si sente solo statico, forse è rotto. No, ci sta qualcuno vicino a noi che vuole farci il culo. Oh, madonna mia. Oddio, non ditemi che siamo già arrivati nell'Otherworld. Mamma santa, sono morto dentro. No, questa è realtà. Siamo nell'Otherworld. Mio Dio. Che poi l'Otherworld qui rispetto al primo è molto molto più malato. Non ci crederebbe neppure un bambino. Mi sa mai.
Che belle ste creaturine che ti osservano. Sì, ragazzi, siamo nell'Otherworld. Porca miseria. Caspita! Questo non me l'aspettavo. Oh, è malatissima sta parte. Ma vi posso assicurare che più avanti sarà ancora più malato. Qua quanta salute che mi è stata data. Addirittura. Ehi. Questo è solo un romanzo. Adesso non ho proprio tempo di leggerlo. Abbiamo a che fare con dei mostriciattoli. A guardarlo mi fa male la testa, ma allo stesso tempo mi sembra di riconoscerlo. Sono certa di aver dimenticato qualcosa di molto importante. Sì, ma molto molto doloroso. Ma ho anche la sensazione che farei meglio a non ricordare. Siamo già a 20 minuti di gioco e siamo ancora qui. Meno male che volevo fare una live veloce. Qui ci sono libri e riviste, ma non ho tempo di leggerli. Quindi ora mi tocca andare un'altra volta fuori. Cagodoletta. Aspetta, aspetta. Ah, ma è tutto un labirinto. Per fortuna che abbiamo la mappa a nostra disposizione. Poi che rientrano le stesse porte. Dunque, vediamo un poco. Qua chiuso, 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 chiuso. Aspetta però. Vedo che mangiucchiano. Ah, ma avete capito come aprono la bocca? Ah, ora sto notando bene. Tommy, ciao. Eccala. E la mia si continuava a mangiare. Vabbè, raga. Ma questo è un incubo. Questo è un incubo. Mamma mia. È proprio... cioè, è proprio tutto... tutto marcio, tutto degradante. Ma quando avremo poi la... la torcia? Aspetta. C'è una scala che c'è nel soffitto, ma non arriva a terra. Ok, allora qua avremo bisogno di un oggetto per... ah, beh. Salire in un luogo più sicuro, tra virgolette. Attenzione, non lasciare la stanza, assicurarsi di spegnere le luci. Non spengere. Se non verranno spente, risulterà evidente. Spegnere le luci. La versione PC ti permette di salvare ovunque rispetto alla versione console, ne approfitto. Ma secondo me... ma secondo me moriamo, sono sicuro. Se non spengo le luci, volete vedere? Ah no. Aspetta. Ah, è per ottenere la torcia. Ecco perché. Vabbè, comunque me la so presa. Molto molto importante. Almeno nel primo avevi qualche momento di pace e tranquillità. Oddio, ma questo è il ritorno del luogo in cui abbiamo trovato il primo mostro col cadavere. Dite che è cambiato qualcosa, infatti vedete non c'è più, perché siamo in un'altra dimensione. A parte il fatto che non ci sta manco... oddio, non ci stanno manco i camerini. Ho un giubbotto antiproiettile. Ma che cazzo. Eh no, vabbè, ma sono troppo lento. Sono troppo lento questo giubbotto, non mi conviene proprio tenerlo. Mamma mia, so... che bel jump scare, che cazzo era? Ah, era soltanto... ah, questa cosa che è crollata. Oh. Vabbè ragazzi, siamo troppo lenti. È vero che ci protegge la salute, ma... non è cosa proprio. Possiamo entrare nel bagno delle donne, che bello.
O dell'ammoniaca. Comunque, raga, io penso che non siamo ancora nell'Adeworld. Sapete perché? Qua mi sembra che siamo nel mondo nebbioso, però. Perché l'Adeworld è molto più degradante. Non siamo ancora arrivati in quella fase. È pieno d'acqua fangosa e puzzolente. Sembra che qualcosa faccia blocco. Vuoi togliere il blocco? Cosa capiterà? Get it. This is way too gross. Che non vuoi sporcarti la manina? Who would even think of doing something so disgusting? Oddio, questo è un easter egg. Questo è un easter egg, sapete? Al secondo capitolo. Perché bisogna... Che bisogna fare un qualcosa in un cesso. Però vabbè. Ma c'è qualcuno? Cioè, noi bussiamo alla porta e riceviamo la risposta. Oh oh. Umaro. Ah, che bello. C'è sangue dappertutto, ma non c'è nessuno. Qualcuno ha risposto o me lo sono sognato? Complimenti, questo ha avuto problemi di emorroidi forti. Ma non ci credo. La soluzione sarebbe proprio qua vicino. Ecco, mai lasciare entrare nei cellulari, Vincent. Potrebbe essere molto, molto a sgamo. E... non è una cosa piacevole da far sapere, in realtà. Ok, possiamo finalmente salire. Dove stava la... No, dove stava la... Ah, sta qua. Oh, finalmente possiamo andare in un luogo più sicuro. Che bello. Dai, forza, piccola. Un saltino. La cartella musica, cosa mi tocca leggere? E che stanno trasmettendo? L'Ave Maria? Papa. Chissà a chi si riferiva, eh? Perché dovrebbe esserci qualcosa di simile qui? Non è mica un ospedale. In realtà ha senso. Ha senso che ci sia tutto ciò. Ha senso, sì. Ha senso perché se vi ricordate... Vabbè, dai. Ma dove siamo qui? Nel primo. Ci stava Alessa, che stava sempre in un letto d'ospedale. Ed ecco perché stanno apparendo quelle cose. Quei letti d'ospedale. Che poi ci sarebbe anche altro da dire, però voglio evitare perché potrebbe essere molto spoiler. L'ultima volta che sono passato di qui c'era un bell'anello d'argento. Peccato se è scomparso. Uffa. Ah, è normale. Siamo circondati da mossi, ma il nostro primo pensiero è quello di rubacchiare l'anello. Che dici, che bello, non c'è nessuno. Ma via l'anello. È come se io mandassi al GameStop. Una noce. Avrebbe a che fare con scoiattoli mutanti. E una noce grandina dalla vetrina del gioielliere. Dentro c'è qualcosa che si muove, ma non lo posso aprire a mano di nulla. Ah, mi sono dello schiaccianoci. È chiuso. Sulla porta c'è una mezza luna rossa e un'attacca arrotondata. Qui c'è scritto qualcosa nello stesso tipo di rosso. Posso leggere? Inanellando le 300 giornate e notti da dietro la porta si sente... Aspetta.
Si sentono grida di dolore e la destinazione finale è divenuta realtà, ma non un buon inizio. Ci ho capito un cavolo. Il cavolo. Vabbè, perché mettere 3000 porte che tu non puoi aprire solo per incasinare me? Perché richiede troppa intelligenza il fatto che ne so di volerla usare. Ah, però potremmo scendere da qui, in effetti. Dico, perché... cioè, noi potevamo buttarla da qua sopra, cercare di sbatterla a terra, saltarci sopra continuamente. No, andiamo a trovare uno schiaccianoci. Oh! Bello! Una scala mobile che conduce direttamente all'inferno. Sì, lo so che sono dure, però visto che parliamo comunque di un gioco dove succede di tutto e di più, mi aspetterei magari anche... Vabbè, si può utilizzare anche un colpo di pistola, Steffi, eh? Non è che... No, che l'ascensore non lo possiamo usare. Aia. Ma sono morto? No. Volevo vedere sotto le mutandine, non ho avuto occasione. Ciondolo, papà me lo diede per il mio compleanno, è uno dei miei tesori più cari. Dentro c'è un gioiello, come una specie di pietra rossa. Quando chiese a papà cos'era, mi disse solo un portafortuna. Papà aggiunse di starci molto attenta, di non togliermelo mai. Questo è molto importante. Questa pietra rossa. Per il resto, ragazzi, siamo veramente fottutamente nella pupù. Perché ora non saprei che farne di questa magica nocina. Ma raga, vi giuro, che cazzo di spavento. Oddio, si poteva entrare di qua, raga. Porca miseria. Ma... c'è da mangiare. Un gustoso cagnone su un piatto di insalata. A parte che quei cosini là che vedo mi sembrano più tanti piccoli stronzetti. Che le cornie. Questo cos'è? Un cane alla brace. Ma chi diavolo può fare una cosa del genere? Per di più, chi se lo mangerebbe? C'è qualcosa nella pancia del cane. Ho una chiave bruciacchiata. Tranne che di chi sia abbastanza pazzo da fare qualcosa del genere. Anzi, preferirei proprio non saperlo. Vabbè, raga, il cane su un piatto con l'insalata di base, no, vabbè. La pentola emana un odore disgustoso, meglio stare lontani. Se ci fosse stato un bel porcellino, forse l'avrei pure mangiato, tipo picciano da ran, perché il maialino piccolo piccolo è tenerissimo. Ok, qua mi sembra che sto dicendo una frase anti-vegani, perdonatemi. Dunque, voglio un attimo controllare sta chiave, aspetta. Non posso però analizzare, cioè non posso sapere a che cacchio serve sta chiave. Ok, chiave bruciacchiata. Ah, giustamente ci porta in cucina. Ma dove siamo qui? Cazzo di spavento. Oh, finalmente abbiamo qualcosa. Sì, perché il coltello fa schifo. Un tubo d'acciaio di circa un metro, poco potente ma facile da usare. Oh, e ora si incomincia. Ah, la goduria. Sì, ma siamo entrati qui anche per qualcos'altro, voglio sperare. Veramente non c'è niente, aspetta. Ah, ecco, mi sembrava strano. Altri luoghi dove perderci. Ah, ma che visuale orribile. Che cazzo è la saponetta? Oddio, veramente. Oh, io faccio così per salvare. Non me ne frega proprio di fare il nabbo. Penso che ora possiamo mischiare le due cose?
Raccanto. Ok, però non è per i piatti, è per il bagno. Ok. No, forse devo utilizzarle direttamente in combina su qualcosa che mi sembra di ricordare pure. Mi ricordo qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Oh mamma. Vuoi andare avanti? Fa un po' paura ed è anche pericoloso. Un modo deve esserci. Non posso infilzarli uno per uno. Ci vorrebbe un insetticida. Ecco, e mo utilizzeremo questo. Ok, dovrebbe aver funzionato. Accendiamo. Abbiamo acceso per togliere poi questa sostanza che si è venuta a formare altamente corrosiva. Abbiamo ucciso gli insetti. Comunque si nota che di norma, le ragazze hanno sempre un terrore per questi particolari esseri viventi. Molto morbidi e coccolosi, ragazze? Non nascondete che voi amate gli insetti. Amate accarezzarli. Mi sembra la falena è pure pelosa, quindi magari vi viene voglia di accarezzarli come se fosse un bel gattino. Oh, buono, grazie per questi proiettili. Ne avevo proprio bisogno. Ah, quella è sempre un'esca. E poi questa esca non l'ho mai usata in tutta la mia vita in questo gioco. Giusto un attimo, che non era cosa là. Non era per nulla cosa. Azz, vabbè, i ragni da quel che so non sono insetti, eh. Raga, è per forza quella stanza. Solo che io non ho capito che cacchio c'è qua dentro. Infatti, c'è compagnia. Oh mio Dio! Ma che cazzo sono? Ma sono delle cose con delle lame, ma che abbiamo a che fare con i ninja? Porca miseria. Ma qua siamo tornati indietro. Oh, caspita. Sì, vabbè, raga. E come faccio ad evitare queste creature? Fammi andare da quest'altra parte. Oh no. No, ma non le posso neanche affrontare. Cioè, ha delle lame come gambe. Delle lame come gambe. Poi si può cadere di sotto. No, vabbè, ma qua mi sto perdendo pure io, in effetti. Ok, qua si poteva entrare. Si salva. Questa sagoma sembra disegnata col sangue. Scommetto che è una sorta di simbolo malefico. Ecco perché mi dura la testa e mi sento male quando la guardo. E che so dei samurai? Anzi, mi è venuto in mente quando Zoro attacca con le tre spade. One Piece. Non so, mi è venuto in mente lui. Che è sta roba? Mica lo schiaccianoci. Oh, qualcosa di simile. Una specie di morsa. Ah, qua possiamo rompere la nostra magica nocellina. È uscito? Un gioiello. Pietra lunare. Ah, ma questa è per la porta. E la setta, stronza, è arrivata fino a noi da una bella distanza.
Allora, un po'. Mamma mia. Mi ha fatto venire un colpo. Amica, mo devo affrontare una boss fight qui? Bella, quella scala conduce verso la salvezza? Guarda, non l'avrei mai detto. Non sembrava, non sembrava. Dove cazzo stiamo andando? Oh mamma, sembra veramente la scala verso l'inferno. Ah, non possiamo guardare sotto la gonna. Telecamera in posizione strategica. Ma beh, bello. Mi sembra in qualsiasi videogioco horror il fatto che i protagonisti si ritrovino senza nessuna esperienza militare, con le armi, eccetera, eccetera. Hanno già pistole in mano, mazze. E hanno già la conoscenza necessaria ad affrontare mostri e non morire. Come cazzo fanno? Io già lo so che al posto loro sarei morto dopo 5 minuti. E perché si è rotta la scala proprio in questo momento? Siamo in trappola? Perché sento il mio pad vibrare? Cosa sta arrivando? Il gioco vuole suggerirmi di utilizzare il pad come un vibratore anale? Ma io non lo userò mai. Ecco, sta vibrando ancora più forte. Konami, non darmi suggerimenti malati. Ah! Bellissimo! Quindi il vibratore è per lui. È letteralmente un pene. Ok, e dovrei affrontare sto coso? Vabbè, continuiamo così. Oh, ce l'abbiamo fatta! È morto! Io penso che l'unico rimpianto che ha avuto questo pene non aver potuto usare un... quel pad. Uè, ciao, ciao Bunny! Come va? Tutto bene? It's the shopping mall, just like before. Am I back? Siamo ritornati al centro commerciale come era in origine. Beh, almeno possiamo fare un po' di shopping. Sì, vabbè, di solito faccio le live alle 21 di sera. Addirittura ieri ho finito il primo Silent Hill e ho finito la live quasi all'una di notte, ma era proprio un cadavere ambulante. E è stata un'esperienza mistica, perché poi ho potuto dormire con serenità con dei sogni molto molto belli. Sì, infatti, ora sto giocando al terzo direttamente, perché è collegato direttamente al primo.